tutti e ben ritornati. Oggi un'altra ricettina per il menù del pranzo di Natale. Oggi vi propongo un primo piatto che qui da noi a Teramo si usa tantissimo sia a Natale che a Pasqua. Si tratta dei cannelloni di crepe. Io l'ho fatto in versione integrale e naturalmente in versione gift. Quindi vi lascio subito agli ingredienti e alla preparazione. Per 6 cannelloni di crepe ho usato un uovo, 125 g di farina integrale, 100 ml di acqua, 200 ml di latte, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Li ho farciti con del ragù, parmigiano reggiano quanto basta e 2 mozzarelle. Il ragù è semplicissimo da fare. In una casseruola ho messo dell'acqua, dello scalogno, della carota e del sedano tritati. Li ho fatti stufare. Ho aggiunto quindi 400 g di carne macinata di pollo e manzo. Ho condito con paprika, curry, zenzero, una macinata di pepe e un pizzico di sale e ho lasciato cuocere per circa 20 minuti con il coperchio. Ho quindi poi messo la passata di pomodoro, la mia è quella di casa, quindi ci metterà un pochino più tempo per ritirarsi, ma potete usare anche della polpa. Ho quindi aggiunto dell'origano essiccato e ho lasciato cuocere fin quando il sugo non si sarà completamente ritirato. Se preferite potete lasciarlo anche un pochino più liquido. A questo punto prepariamo le crepe, quindi mescoliamo farina, acqua, latte, olio e uovo con un frustino. Quindi quando il composto sarà bello liscio possiamo andare su una piastra a preparare le nostre crepe. Ora accendiamo il forno e iniziamo a preparare i nostri cannelloni. Quindi prendiamo ogni crepe e mettiamo il ragù, una bella manciata, la mozzarella a pezzettoni e abbondante parmigiano. Quindi chiudiamo a fazzoletto e mettiamo in una teglia. Prepariamo tutti quanti i cannelloni e poi su una teglia con carta forno possiamo infornare. Quindi inforniamo a 200 gradi per 20 minuti, anche perché dovranno soltanto sciogliersi e abbrustolirsi un pochino parmigiano e mozzarella. Li adoro veramente, qui da noi si usa anche il timballo fatto di crepe, le scrippelle si chiamano qui da noi. Se volete trovate anche la ricetta delle scrippelle qui sul mio canale, vi lascio il link sotto nell'info box e anche qui sulla i. Io spero che la ricettina vi sia piaciuta, è davvero buonissima, molto semplice e anche facile da personalizzare. Potete aggiungere anche degli spinaci all'interno dei cannelloni. E niente, mi raccomando quindi like in quel caso. E un bacio grande e alla prossima ricetta. Ciao!